Qui stop alla laguna, dove ci dovrebbe essere un po' di uccelli, di cavalli là intorno. Vi devo far vedere il posto prima che si chiuda tutto. Là c'è il vulcano che confidiamo domani si veda. Abbiamo deciso di dormire in questo campeggio. C'è un palolone. No, è un prato, non è un campeggio. Però là c'è il bar, ristorante, rifugio. Hanno anche wifi, quindi se uno vuole andare può andare per prendersi un caffè. Adesso sono le 3 e non abbiamo ancora pranzato perché siamo arrivati su al rifugio, cioè siamo arrivati vicino al rifugio, ma poi era troppa strada a piedi per andare a mangiare quel rifugio a 5.000 metri, quindi siamo tornati indietro. Cioè, abbiamo sempre un po' il fiatone, ma ci acclimatiamo e adesso facciamo il barbecue qua. E per l'occasione Matteo monta anche il barbecue, cioè questa è un successone. Per fortuna stamattina abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato le bistecche, quindi abbiamo delle cose serie da fare sul barbecue, oltre ai peperoni. Volevamo pranzare, a questo punto sono le 4, fare questo pranzo cena fuori, perché il posto è veramente carino, però fa freddo, quindi abbiamo deciso che niente, facciamo cuocere le nostre cose e le mangiamo dentro. Ecco la nostra grigliatina. Noi siamo qua. E mi sono dimenticata di dirvi che siamo a 3800 metri, anzi un po' di più, quasi a 3900. Amore, buon appetito! Buon appetito, bistecchina! Possiamo confermarvi che la truma, il nostro boiler per l'acqua calda a 3900 metri, funziona. Vi ricordate, non so, in qualche vecchio video, se qualcuno si ricorda, che avevamo un problema che non partiva, dovevamo spingere avanti una specie di valvolina, di scatoletta che c'era lì. Abbiamo scoperto poi perché, grazie all'aiuto dell'assistenza truma, è che avevamo perso un dado, il dado che teneva appunto questa scatoletta in avanti. E rimesso il dado abbiamo risolto il problema e quindi adesso funziona. Stasera testeremo, secondo me, le Bear Sparker a 3900 metri, perché credo lo accenderemo. Inizia a far freddo, la doccia questa sera ce la facciamo dentro, che fuori fa troppo freddo. Allora, abbiamo deciso, come siamo saliti, che lo testiamo subito il riscaldamento, perché andiamo a farci la doccia e fa freddo. Così vediamo se funziona. Funziona. È partito. Abbiamo un rumore strano alla marmitta. Ma mi sa che quello sia un problema nostro, che abbiamo preso qualche botta. Buongiorno amore. Buongiorno. Ti riprendo con la spazzatura in mano nella nebbia. Ragazzi, fate vedere il nostro tappetino nuovo. No! Guardate, tappetino equadregno con i lama. Lì c'è il Cotopaxi. Ma questa mattina non si vede niente. Noi abbiamo dormito qui sperando che stamattina fosse un po' più aperto, si vedesse qualcosa, invece niente, andiamo. Stiamo litigando con la lucina che si accende sempre. Quanti gradi? 6. E qui dove abbiamo campeggiato c'è anche questo bellissimo rifugio con la stufa accesa. Il navigatore ci fa sempre fare... Al solito noi facciamo sempre le strade più belle. Ma questa è asfaltata, non ti puoi lamentare. Stiamo andando verso il vulcano Chimborazo, che è il più alto
nell'Ecuador supera i 6.000. La strada però è proprio bella, io sto partendo un po' l'altitudine, infatti se vedete sono un po' rossa e un po' di mal di testa. Acqua termale. Ah, c'erano, sì, diceva che su sta strada c'erano le terme, ma direi che non mi ispirano tanto. Ragazzi, ma abbiamo culo, Sì, questo è proprio culo. Questo è culo, perché è stato nuvolo fino a un attimo fa e diventerà nuvolo. Il cimbo raso. Non ce l'aspettavamo proprio. È stata una bellissima sorpresa. Sì, perché siamo partiti, avete visto, con quella nebbia, abbiamo detto bello, vabbè. C'è un panorama stupendo. Questo è l'ingresso del parco. Ma adesso vediamo com'è la strada. Abbiamo deciso di provare a percorrere anche la sterrata fino al rifugio, dovrebbe essere a 4008. Abbiamo chiesto e ci hanno detto di nuovo che la strada è bella. Qua è sempre bella. Sì, infatti, quindi vediamo, perché vorremmo evitare di fare strada, la strada come qua di ieri. Onestamente, poi ce l'abbiamo fatta. La macchina veramente va su ovunque, però... diciamo che no, non gli fa tanto bene. Ma non è nemmeno la macchina, è proprio tutto l'insieme, la cellula, tutto, che ne patisce troppo. Ieri era veramente troppo brutto. Adesso questo primo pezzo, a parte un po' di tolo un problema, adesso non male, sembra decisamente meglio. E poi guardate che spettacolo, adesso è arrivata una nuvoletta lassù. Ci sta anche bene. Sì. Però abbiamo deciso che poi assolutamente torniamo a dormire più in basso, perché l'altitudine... la navicella patisce l'altezza. Anche tu patisci! Sì, io patisco comunque, quindi qui significherebbe dormire a 4008 e non ce la facciamo. Cioè, io temo di veramente di stare poi male stanotte, quindi evitiamo. Non è solo bello il vulcano, è proprio bello tutto il panorama con questi fiorellini. E ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a 4.839, noi e la macchinina e il cimbo raso. Là c'è il rifugio e questo è vicino, quindi abbiamo deciso che andiamo a prenderci un tè, un caffè. Ce la possiamo fare. Siamo nel rifugio per bere una roba calda. Tè, un carcadè. Sì, una specie di carcadè. E... però adesso finiamo il tè e torniamo a quote più basse. Ma stiamo patendo. Patiamo un po'. Peccato non potersi fermare a dormire qua, perché il panorama è splendido, ma è oltre i nostri limiti fisici. Lasciamo questo posto stupendo, sempre un po' malincuore. Questo è proprio malincuore, però lo spettacolo paga. Allora, lungo la strada, dato che oggi che Matteo mi ha fatto saltare il pranzo perché abbiamo la pressione alta, sappiamo il mal di montagna, ma io ho fame. Siamo fermati, qua c'è il maiale porchettato e adesso ne portiamo a casa una porzione per stasera. Una porzione abbondante.
solo pueblo. Sí, como solo pueblo. 253. Solo pueblo. Prendiamo la grossa. No? Sì, visto che la prendiamo, prendiamo la grossa. Prendiamo la cicciona. Solo carne per sì, l'ultimo pezzo di strada non l'abbiamo registrato perché io stavo veramente male per l'altitudine, un mal di testa terribile per registrare l'ultimo mio pensiero, però adesso che siamo scesi intorno ai 2,5 sto un po' meglio, ho fatto già la doccia, qui siamo arrivati in un ostello che fa anche campeggiare e che ci dà la doccia, ci ha fatto parcheggiare qui, ci dà doccia e wifi, noi gli abbiamo chiesto la corrente ma in questo momento non ci serviva, eravamo carichi. E questo qui è la zona comune, però quello che vi devo far vedere è un pappagallo che vive qui. Allora, lo sentite? È lì nascosto nella pianta. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Marco! Che si chiama Marco? Marco! Io un po' paura ce l'ho, perché è vicino. Ci sono sempre le stelle di Natale gigantesche. Fiori bellissimi. La strada per arrivare in questo posto è stata un po' una tragedia, perché è così, acciottolata, strettina, in discesa. Però, vabbè, ormai ci siamo abituati.